Berlusconi è finito politicamente oppure no? Spero di sì. Chi lo sa, ha sempre dimostrato di avere mille vite. Vedremo. Si sta sistemando i suoi processi e poi tornerà alla ribalta dopo che Monti ha fatto tutte le cose impopolari. Lo temi? No, per niente, anzi. Lo voteresti? Sì. Nonostante l'età? Ah, l'età non conta, penso, insomma. Conta la mente. Berlusconi è un toro, Ce la può fare? Sì. Hai soldi? Le TV? Con questo domina la scena. Berlusconi esisterà sempre qua in Italia. Cioè, finché lui avrà buona parte dell'economia, ci sarà anche nella politica. Sono due cose che qua in Italia vanno così. Lo vedresti al Quirinale? Spero, ma no. Ma è competitivo per il Quirinale oppure è bruciato? Ma se i rapporti di forza tra PD e PDL restano gli stessi, credo che possa giocare le sue carte. E ha votato Berlusconi alle ultime? Certo, continuerò a votarlo. Lo vede al Quirinale? Perché no? Però penso che serva di più com'è adesso, cioè dietro le quinte. Lui direttamente secondo me no, non torna più. Lei l'ha mai votato Berlusconi? Certo. Sì, l'ho votato. Li ho votati quasi tutti quelli dell'arco parlamentare, ma sempre con grandi delusioni. Ah, ci ha provato un po' dappertutto? Tutto e mi sono sempre pentito, a cominciare da Fini. Penso che ho votato anche Di Pietro una volta, perciò non sono né di destra né di sinistra. Il PD l'ha mai votato? Il PD no, ecco, il PD mi manca. Ci sta pensando? No, non credo. Meglio Berlusconi che quelli là. Perché dice che è meglio Berlusconi? L'hai visto quelli là cosa hanno sparito? 20 milioni, un partito da due gatti ha sparito 20 milioni di euro senza accorgersi nessuno. Ma che si prendono per culo quello là? Beh, sicuramente non sono stati mai all'altezza della situazione, l'hanno sempre lasciato agire e muoversi. Berlusconi ha un futuro politico oppure è finito politicamente? No, finito. Perché? No, perché che lui è stato tanto tempo, penso che non ha cambiato niente. Sì, sì, è finito, grazie. E me l'ha detto. Lei, signora? No, io lo amo follemente, sempre. Lo ama? Sempre, molto. Anche lei? Io lo detesto. E lei lo ama? Molto. Come si fa ad andare avanti con una cosa vecchia? Ci vuole qualcosa di nuovo ormai. Bisogna guardare forse più ai giovani. Tipo Renzi, il sindaco di Firenze, potrebbe essere una buona idea. È finito Berlusconi? Io penso di no. Anch'io. Io l'ho votato una volta, sì. Vai in giro e parli con la gente, tutti dicono che sono contro Berlusconi, però poi di fatto i voti ci sono. Quindi. E la gente piace molto anche il suo stile di vita. È un fatto culturale? Secondo me sì. Lei lo voterà? Sì. Non vede rivali? No. Hanno messo quel coglione lì che si chiama il coglione. Là. Monti? Che non vale un cazzo. E i figli? Marina e Pier Silvio? Per loro. Li vedrebbe bene? Sì. Sono come lui? Sì. Lei vota una famiglia, in sostanza. Bravo. Grazie. Niente. Si candiderà di nuovo a primo ministro? No, quello non credo. Cosa aspira? Manderà avanti l'Angelino. Angelino? No, secondo me torna lui direttamente. Perché oramai ha un impero mediatico che è nemmeno l'antica Roma. Sul governo tecnico, Berlusconi e il suo gruppo hanno ancora una forte influenza? Assolutamente sì. Fa i suoi interessi come fanno tutti, ma fa bene, voglio dire, si fa così in Italia, no? Finché campa Berlusconi una legge sui conflitti di interessi non si farà. No, beh, ma quello non penso. Penso che nessuno sia molto interessato a togliergli il potere economico. Chi ha i soldi vince. Chi ha i soldi vince sempre, chi non ha soldi sempre rimane messo alla merda.